avvenuto anche all'interno di, appunto, di luoghi, dei luoghi privilegiati dei linguaggi della cultura giovanile, le possibilità della televisione sono ridottissime. Non c'è dubbio che la televisione può anche adeguarsi alle nuove tecnologie, adeguarsi alla rete, eccetera, ed è quanto sta appunto avvenendo. Ma al momento la televisione, almeno nel suo uso di massa, è un oggetto che anche direi esteticamente ormai è vecchio. Purtroppo mi dispiace, ma non posso pensarne nulla. Io la televisione proprio in casa non ce l'ho, quindi la vedo quando sono da amici per rendermi conto di come un po' funziona, ma la seguo pochissimo e mai dopo mezzanotte. Io l'ho visto forse per 30 secondi in vita mia a Sanremo, insomma, ma mi è bastato. Mentre quando io ero ragazzino l'ambiente televisivo era un ambiente, si andava a vedere la partita al bar da basso ed era un piccolo stadio. Era anche un meccanismo di socializzazione. Ora la televisione si ritorna, infatti. Se non hai abbastanza soldi per comprarti satellite, vai a vedere la partita al bar. Ma però, insomma, la televisione mi pare che, ecco, appunto, ripeto, può darsi che la televisione si reinventi in questa nuova dimensione storica, sociale e culturale. Però la televisione è arrivata oggi ad una dimensione tutta privata, insomma familiare, privata, che è completamente incoerente con la cultura dei giovani. La televisione è la diretta sportiva. La televisione è che la roba là, la televisione deve essere tutta impresa diretta, se no non può funzionare. La televisione in cui per mezz'ora al telegiornale mi parlano per 30 secondi ciascuno i 10.000 leader del sistema politico italiano, o con commenti velinari, è una cosa che non sta né in cielo né in terra, è la negazione della stessa televisione. Sempre su questo nuovo di Micromega, lei dice di andare spesso in discoteca, o qualche volta di esserci andato. Ecco, io non ci vado veramente da 10 anni. Lei c'è stato recentemente? No, anche io da 10 anni non ci vado. Ah, 10 anni che non ci vado? Beh, circa, sì, forse. Forse siamo stati nelle stesse discoteche, non ce ne siamo ancora. No, le ultime volte, ma questa è una ragione di età ormai, in discoteca proprio non sostenevo più l'urto sui timpani. C'avevo i timpani, si vede, indeboliti, sì. O forse sono aumentati i decibel, forse. Negli ultimi 10 anni nelle discoteche. No, credo che al contrario le abbiano regolamentate. No, perché sono più belle di quando ci andavo io. E bisogna che comprendano i giovani che devono mettersi a fare loro la loro politica. Beh, io la facevo al liceo. La loro politica, che non significa chiedere di fare i deputati, ma significa appunto fare televisione in un certo modo. Vero, come dire, una sorta di attrattore pulsionale. Mi spiego, in televisione oggi vanno molto di moda i reality show. Io vado lì a raccontare che ho avuto un rapporto incestuoso. La rete in realtà è molto utilizzata per il sesso, come lei saprà, un sacco di siti dove si possono acquistare servizi direttamente online, ma anche questa pseudo comunicazione della chat line in cui dopo 3 o 4 battute non si vede l'ora di dire ho le tette grosse o cose di questo tipo. Non crede che in realtà sia sempre, come dire, nuove forme di comunicazione, ma il contenuto è sempre quello? Non vorrei essere troppo schopenhaueriano, però insomma è questa l'idea su cui la invito a riflettere. È chiaro che non è la rete che o solo in parte che determina i contenuti. È chiaro che se lei vive in una città povera di effettiva comunicazione, povera di luoghi di socializzazione, se non legge un libro, se non ascolta mai Mozart in vita sua, eccetera, eccetera, è chiaro che poi quando si navigherà in rete in un certo modo, in un modo diverso da come naviga una persona che ha avuto esperienze più ricche, più complesse, più drammatiche anche, no? Quindi il problema dell'educazione. Certo, è fondamentale. Per cui appunto il 50% della rete è usato per informare semplicemente, non per dialogare, oppure usato per superare barriere di timidezza, di esclusione, di marginalità sociale che ti permettono appunto di fare sesso in rete perché non sei capace di farlo con la vicina di casa. Questo è... Perché la vicina di casa sta guardando la televisione. Perché la vicina di casa, o lo fai con la vicina di casa in rete. Cioè voglio dire...
È chiaro, quindi c'è, c'è il pericolo di creare dei mostri, i solitari cosmopoliti, sono a casa in tutto il mondo, dispongono bene o male di quelle quattro H di inglese che gli permettono di capire, di capirsi più o meno dove si trovano, Nuova Zelanda, eccetera, eccetera. E poi non sanno arrangiarsi quando scendono in strada a prendere il latte.